Sicuramente vi starete chiedendo, ma perché cavolo ha un asciugamano in testa? Per ricordarvi il nome della ricetta di oggi. La ricetta di oggi si chiama torta asciugamano, o in portoghese, bolo toaglia. Perché questo nome così buffo, così strano, chiamare una torta asciugamano? Secondo me i motivi sono: primo, perché la torta è bianca come gli asciugamani classici; poi perché assorbe dei liquidi così come l'asciugamano assorbe l'acqua; e terzo, perché si assomiglia davvero ad un asciugamano, appena fatta la forma e il modo in cui si presenta si assomiglia molto ad un asciugamano vero e proprio. Ora, se amate il cocco, non vi resta che seguirmi in cucina, che insieme prepariamo la torta asciugamano. Venite! Per prima cosa dobbiamo separare i polli dagli albumi. Montiamo a neve ben ferma i nostri albumi e mettiamoli da parte. Intanto sbattiamo i tuorli con lo zucchero. Aggiungiamo il burro. E ora aggiungiamo poco per volta la farina insieme al latte caldo. Per ultimo aggiungiamo il lievito e mescoliamo. Per finire mettiamo gli albumi montati a neve e mescoliamo dal basso verso l'alto, facendo attenzione a non smontare il composto. Rovesciamo l'impasto su una teglia imburrata ed infarinata e inforniamo la nostra torta. Per realizzare la bagna mettiamo dentro al frullatore una lattina di latte condensato, la stessa lattina piena di latte di mucca e la stessa lattina piena di latte di cocco. Volendo potete anche fare soltanto con il latte di mucca, però il latte di cocco dà un sapore in più al dolce. Frulliamo tutto quanto, buchiamo bene la nostra torta con una forchetta e rovesciamo la bagna sopra. Facciamola assorbire bene bene e una volta che ha assorbito tutto quanto non ci resta che spolverare tutta quanta la superficie con della farina di cocco oppure con del cocco fresco grattugiato. Se questa ricetta ti è piaciuta, ricordati di condividere il video in modo da aiutarmi con la divulgazione del canale. Un bacione e noi ci vediamo alla prossima video ricetta di Kitchen Brasita. Ciao ciao!